Ciao ragazzi e ben ritornati con noi sull'Otaku TV Italia. Io sono Alberto e oggi mi trovo qua da Cash Time in via Paolo Sacchi 38 Torino per presentarvi un altro dei suoi fantastici articoli. Oggi ci dedichiamo al mondo Otaku TV Italia retro, perciò parleremo di un articolo del passato. Per entrare un po' più nello specifico parleremo del Super Nintendo, ragazzi. Perciò mi raccomando, rimanete qua con noi, mandiamo solo in onda il breve stacco pubblicitario offerto dal nostro partner Cash Time. Vuoi realizzare soldi subito e senza sforzo? Porta i tuoi oggetti in via Sacchi 38 a Torino e prendi subito i contanti. Ritiriamo cellulari, computer, videogiochi, strumenti musicali e tanto altro. Via Paolo Sacchi 38 Torino. Eccoci qua, ritornati dopo il nostro breve stacco pubblicitario offerto dal nostro partner ufficiale Cash Time, il punto vendita in via Paolo Sacchi 38 a Torino. Allora, in compagnia mia c'è sempre il mio affidabile cameraman Daniele. Ciao Dani. Ciao a tutti. Con il quale adesso vi racconteremo un pochettino la storia di questa fantastica console che vi abbiamo annunciato prima. Oggi parleremo della Super Nintendo, come potete vedere dall'inquadratura. Allora, innanzitutto iniziamo a dire che questa è una fantastica console, una da 16 bit, perciò di quarta generazione, che è arrivata in Italia solo nell'11 aprile del 1992. Pensare che in Giappone era già arrivata nel 1990, perciò con 2 anni di scarto già, eravamo già in ritardo. In quei tempi di solito le console uscivano sempre con uno scarto di 1 o 2 anni, sì, sempre comunque. Come i game anche del giorno d'oggi, sì, un pochettino. Sì, sempre comunque. Qua in Italia la dismissione, diciamo in Europa, è stata il 30 novembre del 1999, da lì in poi non hanno più fabbricato questa console. Una cosa molto da dire importante è che questa era ancora una delle console che andava a cartucce elettroniche, perciò ragazzi si mettevano da sopra e si caricavano questi videogame tramite questa cartuccia. Poi per i dispositivi di controllo, che erano comunque i joystick, come possiamo anche vedere, c'era un classico pad con croce direzionale, i classici 4 tasti A, B, Y, X alla fine. Sì, infatti era una cosa, però già comunque avanti rispetto al Nintendo. Vabbè, quella molto di più, ecco, molto di più, che aveva solo 2 tasti. Poi comunque vada, avevamo l'opportunità di giocare anche in 2, come possiamo vedere la console aveva già 2 slot per i joystick. Diciamo una cosa, è stata stravenduta questa console. Sì, ha fatto parecchi record di da fonti citate un pochettino più sicure delle nostre, diciamo così, chiacchiere, sono 49 milioni. È un dato non poco impressionante. E poi comunque vada, anche per questa console il colosso che l'ha accompagnata è stato Super Mario World. Solo di per sé il game ha venduto quasi la metà, 20 milioni e 60 copie, cioè un numero incredibile. Subito dopo c'è stato la console che già abbiamo fatto la nostra review, il Nintendo 64. Perciò prima del Super Nintendo c'era il Nintendo e dopo il Nintendo 64. Quindi c'è stato un grosso passo in avanti di generazione, perché già cambiavano i tipi di giochi, già uscivano i primi giochi a 32 bit, quindi già con una grafica leggermente superiore rispetto al Super Nintendo, comunque al Nintendo che faceva i console vecchie. Già, diciamo che comunque una cosa, oltre al tempo con il quale escono le console in, diciamo così, in Giappone, in Corea del Sud, il Super Nintendo che noi conosciamo era chiamato Super Famicom. Sì. E questa console ha avuto una grande fortuna per il proprio lancio, che era proprio in, diciamo così, parallelo con l'uscita del 4° capitolo della fantastica saga di Super Mario. Perciò questa console, diciamo, ha per l'appunto il Super Nintendo, per richiamare un po' Super Mario, ha utilizzato questa rampa di lancio. Sì, e poi da lì una punta di lancio per quel tipo di gioco. Sì, bravo, perfetto. Parole, e poi una cosa molto importante, in quel periodo lì è uscito il fantastico Street Fighter 2, che poi da lì in poi diventò un colosso, anche prima, il primo Street Fighter.
comunque vada, ci sono stati varie marche e varie serie di videogame che si sono appoggiate a questa console, come possiamo dire Final Fantasy 4, 5, 6. In America erano conosciuti un pochettino come Final Fantasy 2 e 3, visto gli episodi per il Famicom che erano per il 5, cioè c'era un pochettino di discordanza in questi numeri di capitoli. Comunque da lì in poi vennero tirati fuori giochi, giochi e giochi che a loro volta sono poi spuntate sulle console un pochettino più attuali come la PlayStation 1. Da citare il grandissimo Zelda, ragazzi, non ce lo dimentichiamo mai. E poi uno stesso game dal quale io ho iniziato a giocare ai primi giochi di Soccer, che erano un pochettino buoni, International Superstar Soccer. Poi c'era il Deluxe, che era una versione sempre per Super Nintendo, sì, un po' più carina, diciamo così, qualche squadra in più, qualcosa, sì. Bravo, perfetto. Una cosa molto importante che magari vorrei anche dire prima di chiudere, è un peccato, perché voi pensate che in Giappone questa console viene dismessa solo nel poco tempo fa, nel 2003. Perciò, ragazzi, noi abbiamo smesso di avere l'opportunità di acquistarla 4 anni prima che in Giappone. Perciò, ragazzi, è stato un vero peccato, perché chissà quante altre copie sarebbero state vendute. Ma oltretutto in Giappone funziona la politica che fin quando va la roba la producono. Tipo il Nintendo 64 è stato prodotto fino a, mi sembra, fino al 2006. Sì, è un peccato però, perché magari tanti appassionati producevano poche copie solo per quelli appassionati. È diventato un po' come una Ferrari, era su richiesta, quindi ne producevano poche, tipo una centinaia, 200. Perfetto. Allora, io innanzitutto, prima di mandare il gameplay di questo gioco F-Zero, che sarebbe in poche parole una specie di, come potremmo dire, Wipeout, è un gioco di astronavi volanti. Ragazzi, rimanete con noi per il nostro gameplay di F-Zero del Super Nintendo. Eccoci qua, ragazzi, con il nostro gameplay di F-Zero. Scusatemi se vado un pochettino deciso, ma i tempi sono quelli che sono e volevo farvi vedere almeno una gara di questo fantastico videogame per Super Nintendo. Ragazzi, siete sempre in compagnia mia di Alberto e Dani. Ciao ragazzi. Scusate, adesso io parto. Adesso abbiamo la macchinina viola, ho scelto di prenderla così. Infatti stai andando di merda. No, non riesco ad accelerare, non riesco ad accelerare. Porca... Ah, finalmente. Allora, Dani, di qualcosa tu, perché io sono preso bene con questo game innanzitutto. No, guarda, a primo parere mi sembra molto una versione antiquata di Wipeout alla fine. Come dicevamo che prima, macchine tipo astronavi da gara su piste molto rettili. Che mica togliti dalle palle, porca miseria. Vado. Ovviamente appena si è visto dei perk, si vede che è proprio uno di quei primi giochi da corsa futuristici. Ragazzi, mica io c'ho ancora 4 giri da fare, speriamo di farcela in fretta, perché ragazzi, stiamo giocando in diretta dal negozio Cash Time in via Paolo Sacchi 38, perciò sinceramente la gente che passa... Sì, ci sta guardando un po' strana la gente. Sì, non è da tutti i giorni vedere due che smanettano col Super Nintendo in un negozio, diciamo, è il tutto ripreso. Sì, sì. Ma... Madonna mia, la cosa bella è che già si vedeva il flap dell'astronave muoversi, era qualcosa di stupefacente a quel tempo. Quindi già vedere roba del genere era come adesso con PlayStation 4. Cioè, ragazzi, sto spaccando il sedere ai passeri, diciamo, li ho già doppiati almeno una volta, perché una volta che ti prendi il giro è facile. Ma ti dà le balle, manco si guarda, che bravi. Appena mi vedono poi si tolgono. Aia, ecco, l'ho appena detta, eccoli, bravo, deficiente che sono. Scusatemi ragazzi, io non sono un pilota formidabile di questi game. Allora, innanzitutto, Dani, dici qualcosa mentre io sono impegnato qua a smanettare questo game. Come lo trovi? Ah, è il classico gioco di gara degli anni 90, in poche parole. Si vede anche la grafica molto 16 bit. Che si intravede molto, cioè stile Arkanoid, come... Vabbè, stiamo parlando anche del Super Nintendo, quindi è già tanto che aveva una grafica del genere. Meno male che l'ultimo giro, perché me ne sono già inchiappettato uno, e se aspetto ancora due o tre volte mi recuperano.
diciamo che a quel tempo la grafica di questo gioco era qualcosa di eccezionale, spettacolare, perché già si vedono i primi effetti di movimento delle astronavi, come quando giri si vede leggermente che curva, i flap dietro, apposta che ho detto prima, che si girava quando giravi proprio le facevi le curve. Dani, un attimino di pazienza, sono all'ultimo giro. Madò, che sto sfasciando tutto. E ho vinto, ragazzi! E il nostro gameplay di oggi è concluso. Eccoci ritornati qua, ragazzi, per la chiusura di questo video. Abbiamo sia visto la Super Nintendo che abbiamo anche apprezzato un piccolo gameplay fatto da me e dal nostro Daniele Cameraman di F-Zero, ragazzi. Questo gioco per Super Nintendo che ricorda veramente alla lontana queste corse di macchine spaziali tipo Wipeout, tanto per capirci. Beh, io vi ringrazio ancora di averci seguito, un saluto da Malberto e ci rivediamo sempre qua sull'Otaku TV Italia per un altro dei nostri servizi. Ciao ragazzi, alla prossima!